Buongiorno da una Parigi uggiosa. Questa mattina sembra quasi più Londra di Parigi. Ogni giorno di questo viaggio parigino inizia sempre da quella che è la culla della città, l'Île de la Cité. Infatti dal mio appartamento bastano pochi passi per attraversare la Senna e trovarmi di fronte a Notre Dame. Notre Dame che è il simbolo dell'Île de la Cité di quest'isola, ma la curiosità è che Parigi fino a qualche secolo fa era solo l'Île de la Cité, cioè tutta la città era all'interno di quest'isola, ben protetta da due lati dalla Senna. Adesso ci dirigiamo in quella direzione verso il Pantheon. La direzione di questa mattina è a sud della Senna, attraversando inizialmente il quartiere latino, che a differenza di sabato sera oggi è un quartiere che brulica di studenti. Infatti questo è il quartiere universitario, ed il nome latino deriva proprio dal fatto che qui un tempo si usava a comunicare solo in lingua degli antichi romani. Questo edificio immenso è il Pantheon. Il Pantheon di Parigi è in realtà conosciuto come la chiesa di Saint-Geneviève, che altro non è che il patrono della città. Quando Luigi XV guarì da una grave malattia, decise di costruire una chiesa dedicata a Santa Genevieve. Questa chiesa poi nell'Ottocento fu trasformata nel Pantheon, fu adibita a raccogliere le spoglie dei grandi uomini francesi, quindi Rousseau e Voltaire vennero trasferiti qua in pompa magna, dopodiché alla morte vennero sepolti appunto Marie Curie, Victor Hugo, eccetera. Tutto attorno al Pantheon c'è l'Università della Sorbona, la più famosa di Francia e una delle più antiche al mondo. Fu fondata addirittura nel 1257. Per esempio questo è l'ingresso della facoltà di diritto, c'è una riproduzione gigante della Guernica di Picasso. Lasciamoci alle spalle questa parentesi storica. Con una lunga camminata mi dirigo ancora più a sud, attraversando pacifici quartieri residenziali, viali ampi e trafficati, e rimanendo colpito da come sono stati riqualificati questi spazi sotto la metropolitana. A volte basta veramente poco per rendere più vivibili le città. La nostra prossima meta. Nel 13° arrondissement c'è il quartiere di Boutoukaï. Il nome di questa zona deriva dal fatto che un tempo era coperta di cave di ghiaia. Adesso invece è una zona vivace, alla moda, con molte caffetterie locali. Ed è famosa per i suoi murales. Questo è un quartiere che ricorda un pochettino dei paesi di campagna. È poi famoso per tutti i murales sulle pareti dei palazzi. Infatti le pareti del quartiere sono ricoperte di splendidi disegni ed è una vera e propria galleria a cielo aperto. Qui la fantasia è decisamente al potere. Visitare queste strade di lunedì mattina però non credo restituisca la vera anima di questo posto, che sicuramente di notte arde di vita. Girando un po' a casa alla ricerca degli angoli più curiosi, mi imbatto in questo gruppo di casette che i parigini chiamano la Petite Alsace. Questo meraviglioso micio abita in questo complesso di case chiamato la Petite Alsace. Un angolo di Alsazia nel centro di Parigi. Bello. Effettivamente l'architettura e i colori ricordano vagamente un paesino del nord-est francese. Anche se la giornata continua ad essere fredda e grigia, voglio comunque andare a rilassarmi in uno dei parchi più belli e famosi di Parigi. Ritorno verso il quartiere latino e un lungo viale alberato mi accoglie e di fronte a me c'è il Palazzo del Luxembourg. Platani secolari, candide statue ed un'immensa fontana dove decine di bambini giocano con piccole barchette a vela, lì dove il palazzo del Senato francese si specchia nell'acqua increspata da un vento gelido. Dopo un veloce pranzo riparto per il tour dalla zona del Pompidou, dove il moderno più sfacciato ed il classico si abbracciano in un contrasto tra epoche. Adesso un piccolo momento musicale. Entrando nell'imponente chiesa di Sant'Eustachio, ho avuto la fortuna di trovarmi al centro delle prove di un concerto d'organo con il coro. Sentite che roba! Ma ributtiamoci a capofitto nell'esplorazione della città, verso il lungo Senna, percorrendo anche il tunnel delle Tuileries, che ora è una lunga pista ciclabile sotterranea ed un parco giochi per street artist. E quello che un tempo era un anonimo ed inquinato tunnel metropolitano, adesso riesce anche a regalare uno scorcio alternativo.
Da qui avrò occhi quasi esclusivamente per lei, la regina di Parigi. Quella torre costruita alla fine dell'Ottocento e che inizialmente non veniva apprezzata dai parigini stessi, che ne pretendevano addirittura la demolizione. Ecco laggiù in fondo l'Hotel des Invalides, la tomba di Napoleone Bonaparte, la modesta tomba di Napoleone Bonaparte. La mia missione è quella di cercare i punti migliori per fotografarla. È vero, le foto della Tour Eiffel si sprecano e hard disk e cellulari ne sono pieni, ma io sono qui anche per mettermi alla prova come fotografo, cercando di dare il mio punto di vista. Questo è il ponte dell'Alma, dove al di sotto passa il tunnel dell'Alma, tunnel in cui morì nel 1997 Lady Diana. Uno dei posti migliori dove fare una bella foto alla Tour Eiffel è il ponte de Billy, questo ponte qua in ferro, da cui si ha una vista pazzesca sulla Tour Eiffel. Adesso tra l'altro è uscito il sole, quindi approfittiamone. Quello che i parigini di fine Ottocento non sapevano è che quell'altissima spada di acciaio sarebbe negli anni diventata un'icona mondiale, un simbolo dell'umanità intera, cambiando i paradigmi e i canoni di bellezza architettonica. Ma se la Tour Eiffel è il simbolo di questa città, c'è un altro simbolo iconico di un'altra città altrettanto iconica che è stato progettato e regalato proprio dai francesi. E voi vi starete chiedendo cosa c'entra in tutto ciò? Fidatevi e venite con me. Continuando a percorrere il lungo Senna, seguendo il flusso della corrente, si raggiunge il ponte di Bir Hakeim. Al centro di questo ponte inizia un lungo e stretto isolotto che si può percorrere a piedi. E percorrendola tutta andiamo a raggiungere un punto dove c'è una statua molto particolare. You're never on my mind. No longer there to make me comb my... Ed ecco quello che c'è al fondo di questa isola e di questa passeggiata, una statua della libertà in miniatura. Ma c'è un perché c'è una statua della libertà qui a Parigi? Vi sono diverse copie in miniatura della Statua della Libertà a Parigi. Questa però è la più famosa ed è stata offerta alla città dagli americani che vivevano a Parigi nel 1889, in occasione dell'Esposizione Universale. La statua era stata realizzata da Frédéric Auguste Bertholdi, lo stesso scultore che aveva creato quella di New York. La statua parigina è stata inaugurata il 4 luglio 1889, esattamente 3 anni dopo l'inaugurazione della Statua della Libertà di New York. Prima di tornare verso l'appartamento mi accomodo per mangiare qualcosa in un classico locale bohemien nel quartiere di Montparnasse, tra luci soffuse, caffè discutibili e arredi di legno. Ma è giunto anche oggi il momento di andare a dormire dopo un'intensa giornata. Salgo sulla prima metro che mi porta verso il mio giaciglio e mentre le ruote sferragliano sui binari vi invito ad iscrivervi al canale. Perciò a me non resta che augurarvi buonanotte e ci vediamo al prossimo video. Ciao!